Sono contento di essere qui ancora, e lo dico senza ruffianeria ogni volta, perché mi fa piacere al di là di vedere partite di giocatori giovani, ma parlare, discutere, interagire con l'allenatore. Se io devo pressare lui in tutto campo per andare dall'altra parte, lo fare già. Devo essere faccio sulla palla, chiaramente qui ho una mano che impedisce un cambio di mano frontale, qui ho una mano che a darmi garanzia di stabilità verso un eventuale linea di passaggio, faccia davanti alla palla, forzare lui a una virata, a spendere tempo oltre che energia, la cosa che voglio fare nel momento in cui mi fa una virata, l'unica cosa che vuol fare, che può fare, perché io la faccio davanti, vai fare una virata, io devo saltare dietro per non fargli tagliare fuori e adesso sprintare, non scivolare, correre per ritornare di nuovo faccia alla palla e avere lo stesso tipo di atteggiamento. Questo più siamo credo tutti d'accordo. Dove invece può essere un po' diverso è quando cominciamo a valutare la difesa dell'uomo con la palla in una situazione normale di attacco a metà campo. Allora, lui è qui che deve attaccare ed io, questo vi ripeto, dalle squadre giovanili elevate fino all'Eurolega chiedo a chi difende la palla di non indirizzare mai né da una parte né dall'altra. Non spendo del tempo a dare troppe informazioni a un mio giocatore su dove deve forzare lui piuttosto che un suo compagno. Voglio che sia chiaro con la massima responsabilità individuale che si faccia muro tra palla e canestro, cioè significa non stare con un piede avanti all'altro, ma il più possibile con i miei piedi paralleli, proprio sulla direttrice palla e canestro. Lui sa che c'è un muro davanti e il modo per essere più aggressivi possibile qui è quello di non fargli mai fare un palleggio diretto al canestro. Vi saluto, vi ringrazio.